È successo di tutto durante l'incontro di ieri pomeriggio tra il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta, i vertici dell'ASP3 di Catania e i sindaci del distretto sociosanitario 17. Le parti si sono riunite attorno ad un tavolo nel palazzo dell'ESA per affrontare la questione dell'ospedale di Giarre. Gli animi si sono ad un certo punto surriscaldati e il sindaco di Giarre, Roberto Buonaccorsi, ha abbandonato il tavolo. Al presidente Crocetta ho riferito chiaramente: sull'ospedale non siamo più disposti ad aspettare, chiediamo dei fatti, dice Buonaccorsi. Ho abbandonato il tavolo dopo che il presidente mi ha imputato di essere promotore delle proteste dei cittadini nei suoi confronti. Il mio obiettivo era discutere in concreto della tutela del diritto alla salute in un territorio di oltre 80.000 abitanti e non quello di fare polemica politica. Tutto nasce nel momento in cui il presidente apprende che i cittadini stanno organizzando una manifestazione in piazza domenica pomeriggio in occasione della sua visita per l'apertura del Duomo e sbotta contro i sindaci. Io sono qui per trovare con voi una soluzione e voi mi organizzate una protesta? Quando uno mi dice, dopo che io do queste tutte aperture, io sento dire, cioè, domenica quando verrai a Giarre ci saranno i cittadini a protestare, allora scusate, io faccio riaprire l'ospedale, riapro sulle cose, qual è? Questo è il ringraziamento? Uno scambio di battute accese con un Crocetta furioso quindi sull'allarmismo profuso e sulla strumentalizzazione politica della questione e il tavolo salta. Sono stato io a convocare i sindaci, dice il governatore, dopo aver appreso dalla stampa quanto stava accadendo sul vostro territorio. Nessuno mi ha mandato alcuna comunicazione né mi ha chiesto un incontro ufficiale. Sono io che ho preso l'iniziativa per venire a discutere del problema. Durante l'incontro il presidente aveva ascoltato i sindaci esporre i numerosi problemi del territorio lasciato scoperto dal punto di vista sanitario, senza un pronto soccorso funzionante. Le emergenze urgenze affidate al 118 con numerosi interventi dell'elisoccorso e delle ambulanze medicalizzate rappresentano un costo ben più elevato di una struttura sanitaria funzionante a pieno regime, dicono all'unisono i sindaci. Il presidente ribadisce la volontà di potenziare la struttura, che non è a rischio chiusura, e lancia alcune idee, tra cui il progetto delle infermierie di quartiere, dove i cittadini possono recarsi per farsi dare dei punti o per delle iniezioni, per esempio, senza intasare il pronto soccorso. Ma il nodo da sciogliere resta sempre il pronto soccorso, per l'appunto. Il territorio non può rimanere senza di esso. Vogliamo la riapertura, dicono i sindaci. Il presidente si riserva quindi di approfondire con i tecnici della regione dell'ASP e a breve illustrerà una proposta ai sindaci. Questi ultimi non sembrano soddisfatti dell'esito della riunione, come dichiara Roberto Buonaccorsi, sindaco di Giarre e capofila del distretto. La riunione si è conclusa, dice Buonaccorsi, lasciandoci con l'amaro in bocca. Anche in passato, infatti, ci è stato promesso di tenere in considerazione le esigenze territoriali di tutela della salute dei cittadini, esigenze che ancora una volta abbiamo diffusamente esposto alla regione, tra cui il problema della chiusura del pronto soccorso giarrese, con il conseguente congestionamento dei pronto soccorso di Acireale, struttura peraltro molto più vicina ai poli ospedalieri catanesi rispetto al territorio ionico etneo, e Taormina, le grandi distanze tra i comuni del distretto che rischiano di far diventare ogni corsa verso la struttura più vicina, non più a Giarre, un dramma.